ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। 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 ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale e offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Madhusevite Prabhuti Namine Dasyatma Prabhupadasya Nimagnaya Nirantanam Rupasya Palana Shiksham Pirakai Namastute. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravane Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatadishatarine Dai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Un saluto speciale a tutti i devoti e gli amici in questo momento in linea, a tutti coloro i quali vi ascolteranno questo studio sullo Srimad Bhagavatam, in particolar modo sugli insegnamenti della regina Kunti. Hare Krishna, grazie per la vostra attenzione. Dunque, abbiamo iniziato a leggere due giorni fa il capitolo 19 di questo libro, che sarà nuovamente disponibile fra qualche mese, sarà adesso in ristampa e fra qualche mese sarà nuovamente a disposizione di tutti, gli insegnamenti della regina Kunti. Quindi rileggiamo insieme il sanscrito e la traduzione in italiano del verso 36 del capitolo 8 del canto primo dello Srimad Bhagavatam. Srimvanti gayanti grinanti abhikshanaha smaranti nandanti tavihitam janaha taeva pashanti acirenatavakam Bhava Prabhavo Paramam Padambujam Srimvanti Gayanti Grinanti Abhishnasha Smaranti Nandanti Tavihitam Janaha Taeva Pashanti Achirena Tavaka Bhava Prabhavo Paramam Padambujam Srimvanti Gayanti Grinanti Abhishnasha Smaranti nandanti tavihitam janaha Taeva pashanti acirena tavaka Bhava prabhu paramam padam bhujam. O Krishna, colui che senza fine ascolta, canta e ricorda i tuoi divertimenti trascendentali, o si allieta nel vedere altri farlo, potrà certamente contemplare i tuoi piedi di loto, atto che da solo sarà sufficiente a fermare il ciclo delle nascite e delle morti ripetute. Ripetiamo insieme. O Krishna, O Krishna, colui che senza fine, colui che senza fine ascolta, canta e ricorda i tuoi divertimenti trascendentali, ascolta, canta o ricorda i tuoi divertimenti, e ricorda, e ricorda i tuoi divertimenti trascendentali, che non si può ricordare senza ascoltare e cantare appropriatamente. Quindi, congiunzione.
è conseguenziale. Quindi ascolta, canta e ricorda i tuoi divertimenti trascendentali, Ascolta, canta e ricorda i tuoi divertimenti trascendentali, o si allieta nel vedere altri o farlo. si allieta nel vedere altri farlo. Quindi prova apprezzamento, no? Shraddha. Prova apprezzamento nel vedere chi ascolta, canta e ricorda i divertimenti trascendentali di Krishna. Potrà certamente contemplare i tuoi piedi di loto. Potrà certamente contemplare i tuoi piedi di loto. Atto che da solo Atto sarà sufficiente affermare da solo sarà sufficiente il affermare ciclo delle nascite e delle morti il ripetute. ciclo delle nascite e delle morti ripetute. Dunque, poiché riprendiamo la lettura di questo studio sullo Srimad Bhagavatam da metà, o poco meno di metà, brevemente. All'inizio di questo studio, Srila Prabhupada, di questa conferenza e di questa spiegazione, Srila Prabhupada spiega che il Signore Supremo non può essere visto nella nostra presente condizione visiva. Ecco perché Krishna molto misericordiosamente appare nella forma di Murti, per permettere alle anime condizionate che hanno compreso di essere condizionate e vogliono liberarsi dai condizionamenti, permettere loro di vederlo, che sappiamo che lo sguardo misericordioso delle Murti è in grado di prosciugare l'oceano delle lacrime prodotto dalla sofferenza delle anime condizionate. Quindi lo sguardo misericordioso delle Murti può prosciugare questo oceano di lacrime e dà il metodo per riabilitare la nostra vista alla visione di Krishna, ovvero dobbiamo ascoltare, cantare e ricordare i divertimenti trascendentali di Krishna, ascoltarli quindi da una fonte di informazione autentica, autorizzata ed autorevole, che sono i puri devoti di Krishna e le scritture vediche autorizzate come i Purana, le Upanishad, il Narada Pancharatra. Ieri sera abbiamo citato il Narada Pancharatra da Chaitanya Charitamrita. Perché queste scritture vediche, al contrario di tutte le altre scritture che rappresentano semplicemente un disturbo per la società, Srila Rupa Goswami è categorico. Non dice, va bene, dai, leggiamo anche altre cose, l'importante è che si parli di Dio, no. Srila Rupa Goswami è uno scienziato della Bhakti, così come uno scienziato, un nostro ricercatore di oggi, non direbbe, dai, dentro questa ampolla mettici tutti gli ingredienti che vuoi, l'importante, ecco che, no, dice, c'è tutti gli ingredienti, tutti gli elementi chimici, dico, e otterrai lo stesso risultato. No, lo scienziato dice assolutamente, se tu metti questa sostanza insieme a questa sostanza è un'esplosione. Devi mettere questa insieme a quest'altra, nelle specifiche dosi, grazie, nelle specifiche dosi, altrimenti è un disastro. Allora Srila Rupa Goswami dice: Utpatayaiva kalpate, il servizio di devozione, il cosiddetto servizio di devozione che si basa non sulle scritture vediche autorizzate come le Upanishad, i Purana, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Narada Pancharatra, scritture che, il servizio di devozione che non si fonda, che non si basa, che non prende spunto da queste scritture vediche, ma da altre scritture. Quel servizio di devozione, cosiddetto servizio di devozione, si rivelerà semplicemente un disturbo per la società. Allora dice, queste scritture vediche hanno tutto il fine di risvegliare la nostra perduta relazione con lui. E ascoltare queste scritture è essenziale. Perché questo impegno, questo sforzo di molti templi nel mondo, di condividere, tra cui quello di Roma, di condividere sul web queste scritture, lo studio, i discorsi, la Krishna Katha, la Harikatha, leggendo lo Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita e analizzandolo da più angoli prospettici insieme, e lo sforzo di archiviarle, in questo caso su YouTube, altre tipologie di archivio, affinché tutti quanti in qualunque momento possano andare a rifugiarsi nell'ascolto delle scritture vediche autorizzate. Ecco perché questo sforzo. Ecco cos'è questo impegno. Dunque, continuiamo la lettura di questo studio, riprendendo da dove abbiamo lasciato. E Srila Prabhupada qui adesso dice, con grande conforto, Srila Prabhupada, quello che
sta per dire va a confermare, va a stabilire che i discorsi fatti ieri sera erano discorsi evidentemente in linea con il pensiero degli Acharya. Dice: nei versi precedenti Kunti Devi ha spiegato che le persone cadute in questo mondo materiale lavorano duramente come asini e portano un fardello che non possono sostenere. Poiché i loro desideri di lussuria li costringono ad un lavoro durissimo e li sottopongono a continue tribolazioni, Krishna viene per presentare il metodo che permette di trovare sollievo da questa vita così tormentosa. La religione consiste nelle leggi di Dio. La gente che non lo sa pensa che religione significa fede. Ma sebbene tu possa aver fede in qualcosa, e io anche, e sebbene io possa credere a te, e tu possa credere o non credere a me, questa non è religione. Esiste perfino una cosiddetta missione religiosa che afferma: potete inventarvi la vostra via. Yatamata tatapata. Tutto quello che pensate è giusto, va bene. Una volta un lama buddista mi ha detto, io gli ho chiesto che cos'è veramente sacro nella vita, che cos'è veramente sacro. Era il periodo in cui pensavo che il loro pensiero potesse essere funzionale, utile per il mio avanzamento, diciamo, spirituale, no? E mi disse esattamente questo: sacro, vuoi sapere che cosa è sacro? Sacro è ciò che è nella tua mente, ciò che tu pensi sia sacro è sacro. Yatamata tatapata. Questa è la loro filosofia, tuttavia questa non è scienza. Supponiamo che io sia pazzo. Gli esempi molto incisivi di Srila Prabhupada, per fortuna. Supponiamo che io sia pazzo. Qualunque cosa io pensi può essere valida? Com'è possibile? 2 più 2 uguale 4, questa è scienza. Se credo che 2 più 2 faccia 5 o 3, ciò che credo forse diventa vero? Perché io penso che secondo me 2 più 2 fa 3, diventa automaticamente vero? No. Così esistono le leggi di Dio. E quando c'è dharmasya glani, deviazione da queste leggi, soffriamo. Com'è possibile soffrire? Com'è possibile soffrire infrangendo le leggi dello Stato, che si finisce in prigione si soffre, e anche quando non finisce in prigione vivi sempre nel terrore di essere acciuffato dai gendarmi? Quindi così com'è possibile soffrire infrangendo le leggi dello Stato, così se infrangiamo le leggi di Dio siamo soggetti a mille difficoltà. Come possiamo quindi liberarci da queste tribolazioni? Krishna viene a liberarci dandoci il Bhakti Yoga. Krishna raccomanda: fa questo, e se lo facciamo otterremo sollievo. Ergo, se non lo facciamo, rimaniamo in una condizione di tribolazione e con chi prendersela? Prahlad Maharaj spiega che il Bhakti Yoga consiste di 9 pratiche: Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vada, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, Itipum Sarpita, Vishnu, Bhaktischenava, Lakshanam, Kriyeta Bhagavati, Adha, Tanmani, Editam, Uttamam. E Prahlad Maharaj. Srimad Bhagavatam, canto 7, capitolo 5, versi 23-24. Dice: ascoltare e cantare ciò che riguarda il santo nome trascendentale, la forma, le qualità, i divertimenti di Sri Vishnu e tutto ciò che a lui si riferisce. Ricordare, servire i piedi di loto del Signore, offrire al Signore un'adorazione rispettosa, offrire preghiere al Signore, diventare suoi devoti, considerare il Signore come il nostro migliore amico e sottomettere ogni cosa a Lui, in altre parole servirlo col corpo, la mente e le parole, queste 9 pratiche sono considerate puro servizio di devozione. Chi ha dedicato la propria vita al servizio di Krishna, mediante questi 9 metodi, dovrebbe essere considerata la persona più colta, perché ha raggiunto la conoscenza completa. Quindi non dice che la persona più colta
è colui il quale ha conseguito il PhD. PhD, significa PhD. Prominent Head Damage. Danni consistenti, cospicui al cervello. No, va bene, se uno lo utilizza per Krishna va bene. Anche il PhD può essere utilizzato per Krishna. Ascolto, continua Srila Prabhupada, ascolto significa ascoltare ciò che riguarda una persona, le sue attività, la sua forma, le sue qualità e il suo seguito. Se desidero sentir parlare di qualcuno, devono esserci delle attività. Sentiamo parlare di storia, ma che cos'è la storia? Non è che la registrazione delle attività di differenti persone in differenti ere. Quando si tratta di ascolto, dobbiamo informarci qual è l'argomento che dovremmo ascoltare. Shravanam Kirtan, molto importante. Non ha detto qualcosa, Srila Prabhupada, che ha sembra scontato. Quando si tratta di ascolto, dobbiamo informarci qual è l'argomento che dovremmo ascoltare. Non abbiamo tanto tempo, la nostra attenzione anche non è così acuta, così forte. Quindi cosa dobbiamo ascoltare? Questa è una domanda che fece Maharaj Pariksit, peraltro, Srila Shukadeva Goswami. Cosa devo ascoltare? Cos'è che l'uomo deve ascoltare? Shravanam Kirtanam Vishnu. Prahlada Maharaja ce lo dice. Vishnu, ascoltare e parlare di Krishna, di Vishnu o Krishna, non delle notizie dei giornali. Poi possiamo anche ascoltare le notizie dei giornali, ma è questione di priorità. Se noi commettiamo l'errore di sbagliare l'ordine delle nostre priorità, il risultato cambia, e mol di molto anche. Non è che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Cambia e di molto anche. Completamente cambia. Anziché elevarmi, mi degrado sempre di più. Brahmajigyasa. Dovremmo informarci e ascoltare ciò che riguarda il Brahman, il Supremo. Queste sono affermazioni dei Veda. Nel nostro movimento per la coscienza di Krishna, anche noi ascoltiamo e ripetiamo. Però qual è l'argomento? L'argomento è Krishna. Non amiamo ascoltare i bollettini sull'andamento del mercato o il prezzo di quell'azione o di quell'altro titolo in borsa. No, noi ascoltiamo ciò che riguarda Krishna. Quando c'è l'ascolto si deve anche parlare o cantare. Se c'è l'ascolto uno poi parla e canta anche, o canta. Così parliamo e cantiamo di Krishna. Shravanam Kirtanam Vishnu. E quando si diventa esperti nell'ascolto e nel canto, la fase successiva è Smaranam. Vai. Dai. Smaranam. Pensare o meditare. Tutto ciò che diciamo o ascoltiamo diventerà più tardi oggetto della nostra meditazione o riflessione. Ma bisogna innanzitutto cominciare con Shravanam, l'ascolto. Altrimenti come potrebbe esserci meditazione? Se non si conosce l'argomento della meditazione, come si può parlare di meditazione? Quindi bisogna ascoltare e parlare di Sri Vishnu o Krishna, che è sempre lui, eh? Krishna, ovvero Vishnu, Vishnu ovvero Krishna. La vera meditazione dello yoga mira a contemplare la Vishnu Murti a quattro braccia, che è la forma del Signore che risiede nel cuore. Questa è vera meditazione. Ora, certi mascalzoni hanno inventato altri metodi che chiamano meditazione, benché non si tratti di vera meditazione. I sensi sono irrequieti e vagano qua e là con la mente, però col sistema dell'Ashtanga Yoga, che regola le posizioni sedute, la respirazione e così via, i sensi possono essere controllati e la mente può essere fissata sulla forma di Vishnu. Questo è il metodo dell'Ashtanga Yoga o Dhyana Yoga, descritto nella Bhagavad Gita da Krishna nel sesto capitolo. Il metodo dell'Ashtanga Yoga mira a raggiungere
Smaranam, il ricordo del Signore Supremo. Questa concentrazione sul ricordo del Signore Supremo è detta Samadhi, Samadhi, che è il vero fine dello yoga. C'è un ricordo costante, una meditazione costante su Krishna, Dio, la persona suprema presente nel cuore, al fine di ascoltare le sue istruzioni. Ricordiamo che il Paramatma è la nostra intelligenza, è la nostra guida interna. Il Paramatma ci indica la direzione. Quindi non è questione soltanto di fermare i sensi, controllare i sensi e meditare sulla persona suprema. Il passaggio successivo è ascoltare cosa Krishna ha da dirci dall'interno e dall'esterno attraverso il maestro spirituale, giusto? Il maestro spirituale è la manifestazione esterna del Paramatma. Entrambi, Krishna nel cuore e il maestro spirituale, ci indicano la via da seguire. A quel punto, dopo aver controllato i sensi, come cavalli imbizzarriti che vengono domati, i cavalli sono concepiti non per rimanere fermi, giusto? Ma per essere direzionati, giusto? Ecco, a quel punto inizia il puro servizio devozionale. Agire. Ihayasya harerdasye karmana manasagira nikilasva piavastasu jiva mukta sahuchate. Una persona che impegna al servizio di Krishna, che si impegna con il corpo, la mente, l'intelligenza, le parole, è una persona liberata anche in questo mondo materiale, benché sia impegnato in molte attività apparentemente materiali. Questo dice Srila Rupa Goswami nel Bhakti Rasamrita Sindhu. Quindi il metodo dell'Ashtanga Yoga mira a raggiungere Smaranam, il ricordo del Signore Supremo. Il metodo di servizio di devozione successivo a Smaranam è Archanam, cioè l'adorazione delle divinità, la forma di Krishna nel tempio. Shri Vigraha Dhana Nitanana Shringara Tan Mandira Marjanado. Questo canta e recita Shri Ravishvanath Chakravarti Thakur nel suo Shri Gurvashtaka, terzo shloka. Quindi non ci si deve, l'adorazione delle divinità, la forma di Krishna nel tempio. Non ci si deve limitare ad adorare Krishna una volta a settimana o una volta al mese. Bisogna adorare Krishna continuamente, giorno e notte. Nitya, Nityanana, Shri Vigraharadana Nityanana, tutti i giorni. La divinità dovrebbe avere un nuovo abito ogni giorno, o due volte o quattro volte al giorno, il più spesso possibile. Questa è la parola chiave, il più spesso possibile. Questo è detto Shringara. Shringara. Krishna è il Signore più ricco, è il beneficiario di ogni cosa. Questo punto lo fa anche nel Nettar della devozione, il più possibile. Allora una volta io chiesi, non devoto, ma qui, c'è scritto più volte al giorno, allora dobbiamo adeguarci a questo sistema. Come è possibile? Non riesco a capire il senso, no, di quello che c'è scritto. Mi ha detto rileggilo. È lo stesso punto, uguale però nel della devozione. Però la divinità dovrebbe avere un nuovo abito ogni giorno, due volte o quattro volte al giorno, il più spesso possibile. Ecco, quello è il punto chiave, la parola chiave, il più spesso possibile, in accordo cioè con cosa? Con lo scopo di un certo luogo. Chiaro, se un luogo è incentrato sulla distribuzione dei libri, sulla predica della coscienza di Krishna attraverso la distribuzione dei libri, può essere che il più possibile sia, per esempio, una volta a settimana, anche perché è molto impegnativa, no? L'adorazione delle divinità. E poiché non è lo yuga dharma, giusto, non è l'attività, il sacrificio, lo yagya previsto per quest'epoca, ma lo yagya previsto per quest'epoca è yagyair sankirtana pragyair
yajanti. Chi sumeda saha si dà prova di profonda intelligenza quando ci si allinea con la volontà di Krishna per quest'epoca, impegnandosi a principalmente a distribuire la letteratura cosciente di Krishna. Poi ci deve essere tutto, ci dopo quando ho detto tutto deve andare avanti, quindi il più spesso possibile. Questo è detto Sringara, Krishna è il signore più ricco, è il beneficiario di ogni cosa e noi dobbiamo offrirgli tutto ciò che può dargli piacere. Cosa gli dà piacere? Che questi libri vengano distribuiti come se piovesse. La gente, se noi vogliamo fare un buon servizio, un reale servizio, e vogliamo quindi così ottenere la vera pace, il vero affrancamento da tutte le tribolazioni ed ottenere la vera soddisfazione, sperimentare il gusto superiore, dobbiamo fare in modo che la gente a un certo punto dica: ma che cos'è? Che cosa sta succedendo? Nel vedere tanti libri distribuiti, tanti libri dappertutto. Questo, quindi non si hanno tantissime energie, non si hanno tante, ognuno di noi non ha tanta forza in Kali Yuga, lo dice proprio il Bhagavatam, siamo molto deboli, siamo piccoli, deboli, costantemente turbati, disturbati, vessati da così tante problematiche fondamentalmente interne che proiettiamo all'esterno, ce la prendiamo con tutti, siamo un po' sciocchini, diciamo, non siamo molto svegli. Allora quel po' di energia che abbiamo, dopo che si è lavorato, ci si è occupati della famiglia, abbiamo mangiato, dopo che abbiamo riposato, dopo che abbiamo fatto questo, dopo che abbiamo fatto quello, quel po' di energia che ci rimane, non dovremmo sprecarla nella cultura mondana, nell'entertainment, nelle sue varie forme, dal teatro alla musica, allo spettacolo, all'avan spettacolo. Non dovremmo sprecarlo in sport futili, ma dovremmo utilizzarlo per far sì che cada letteralmente una pioggia di letteratura cosciente di Krishna nel grembo delle anime condizionate. Questo è il nostro, dovrebbe essere il giusto utilizzo di quel po' di energia che ci rimane, di quel po' di tempo che ci rimane. Questo per chi ovviamente non può lasciare tutto e venire a vivere in un tempio per la coscienza di Krishna, ovviamente quello sarebbe l'ideale, ma una persona che ha degli impegni, ha delle responsabilità, figli, questo e quella, famiglia eccetera, dovrebbe comprendere questo, che del nitya tutti i giorni dovrebbe dedicare le sue energie, i frutti del suo duro lavoro per diffondere la coscienza di Krishna. Questo sarebbe sintomo di profonda sincerità. Quindi, Krishna è il Signore più ricco, è il beneficiario di ogni cosa, e noi dobbiamo offrirgli tutto ciò che può dargli piacere. Se qualcuno, per esempio, mi offre un abito nuovo, dico: è proprio bello questo vestito nuovo, e ne provo piacere. Similmente dovremmo cercare di soddisfare Krishna ogni giorno con abiti meravigliosi. I vestiti per la divinità dovrebbero essere di prim'ordine, il cibo squisito e anche più che squisito. Inoltre il tempio dovrebbe essere sempre pulito a specchio. Tutti notano che i templi del movimento per la coscienza di Krishna sono molto puliti e devono essere molto puliti. Più puliamo il tempio, più il nostro cuore si purifica. Questo è il metodo del servizio di devozione. Più vestiamo Krishna, più ci sentiamo soddisfatti. Ora siamo abituati ad apprezzare i nostri vestiti e pensiamo: che vestiti costosi possiedo, e in questo modo ci sentiamo soddisfatti. Ma vestendo Krishna proveremo una soddisfazione spirituale. Yuktasya Bhaktam Schani Yunjatopi Vande Guru Shri Charanara Vindam. È dovere del maestro spirituale impegnare sempre i suoi discepoli nell'adorazione delle divinità in questo modo, ed è a questo guru, a questo maestro spirituale, che offriamo i nostri omaggi. Col termine Srinvanti, Kunti Devi indica che la nostra prima preoccupazione dovrebbe essere, quella di ascoltare ciò che riguarda Krishna. Bisogna avere il desiderio di ascoltare. Perché paghiamo l'iscrizione ad una scuola o all'università? Perché per ascoltare.
ci sediamo ad ascoltare un dotto professore ed è così che otteniamo conoscenza. Per questa ragione il devoto si impegna sempre ad ascoltare ciò che riguarda Krishna. Per coloro che coltivano la coscienza di Krishna, la prima cosa è l'ascolto. Se davvero abbiamo ascoltato ciò che riguarda Krishna, il nostro prossimo impegno nel Bhakti Yoga sarà cantare, Gayanti. I predicatori del movimento per la coscienza di Krishna vanno di città in città, di villaggio in villaggio. Perché? Qual è il loro scopo? Predicare, cantare, in modo che la gente abbia la possibilità di ascoltare questa filosofia e di considerarla con serietà, Grinanti. Ascoltarla e considerarla con serietà. Se siamo seri, riusciremo a ispirare serietà. La parola Abhikshnashah indica che questo impegno dovrebbe essere continuo, giorno e notte, senza interruzione. Chaitanya Mahaprabhu raccomanda dunque Kirtaniya Sadaharihi. Ci si deve impegnare nel canto per 24 ore al giorno. Questo è il compito dei devoti coscienti di Krishna. Si possono compiere tutti i metodi di servizio di devozione o accettarne uno solo di quei 9 che abbiamo letto prima. Anche il semplice ascolto è sufficiente. Parikshit Maharaj non fece altro che sedersi davanti a Shukadeva Goswami e ascoltare per gli ultimi 7 giorni della sua vita. Se una persona si limita ad ascoltare, senza fare nient'altro, si siede nel tempio e ogni volta che qualcuno parla della Bhagavad Gita si avvicina per ascoltare, avrà fatto abbastanza. Anche se non siete in grado di capire, per favore ascoltate. La vibrazione, il mantra, vi aiuterà. Chiaro, non deve essere una licenza. Se qualcuno non può fare altro che ascoltare, ma se qualcuno può fare altro, dopo aver ascoltato, agire di conseguenza, deve farlo. Altrimenti è un simulatore. No, io ascolto e basta. Io mi siedo e ascolto, non faccio niente. La comprensione, allora, anche se non siete in grado di capire, per favore ascoltate. La vibrazione, il mantra, vi aiuterà. La comprensione grammaticale o accademica non è molto importante. Anche senza conoscere la grammatica sanscrita, bhakti è apratihata, non può essere ostacolata da nulla. Niente può fermare il progresso della bhakti. Perciò si deve adottare il semplice metodo dell'ascolto, come raccomanda Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dopo aver accettato l'ordine di rinuncia, Chaitanya Mahaprabhu fu criticato da Sarvabhauma Bhattacharya, che era stato un compagno di scuola di Nilambara Chakravarti, il suocero del padre di Chaitanya Mahaprabhu, Jagannatha Mishra. Grazie a questa relazione, Sarvabhauma Bhattacharya era a livello del nonno di Chaitanya Mahaprabhu. Perciò disse a Chaitanya Mahaprabhu, tu sei solo un ragazzo di 24 anni e ora hai accettato il sannyasa. È molto difficile mantenersi nel sannyasa perché il mondo è pieno di attrattive per un giovane. Dovresti quindi ascoltare il Vedanta Sutra. Sarvabhauma Bhattacharya apparteneva alla scuola dei Mayavadi e questa sua affermazione ci fa capire che l'ascolto è importante perfino fra i Mayavadi, che attribuiscono una grande importanza all'ascolto del Vedanta Sutra. Anche i Vaishnava, i devoti di Krishna, ascoltano il Vedanta Sutra, ma non dai Mayavadi, che lo interpretano in modo errato e rovinano il metodo dell'ascolto. Lo Srimad Bhagavatam, infatti, sappiamo essere il commento autentico al Vedanta Sutra, o Brahma Sutra. Quando Krishna dice, io sono il Supremo, quindi dicevamo i Vaishnava ascoltano veramente il Vedanta Sutra perché non lo interpretano, ascoltano lo Srimad Bhagavatam, non interpretano il Vedanta Sutra, ascoltano lo Srimad Bhagavatam che è il commento originale del Vedanta Sutra, al Vedanta Sutra. Quando Krishna dice io sono il Supremo, i Vaishnava accettano la sua affermazione e questo è il giusto modo di ascoltare. Se una persona interpreta con la speculazione mentale il Vedanta Sutra o la Bhagavad Gita dicendo
La parola Krishna significa questo e la Kurukshetra significa quest'altro. Sta solo perdendo tempo. Bisogna ascoltare questa letteratura così com'è. Così, benché accettasse di ascoltare il Vedanta da Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu si limitò ad ascoltare per molti giorni senza fare alcuna domanda. Alla fine Sarvabhauma Bhattacharya gli disse: «Ragazzo mio, vedo che ascolti, però non fai domande. Come mai? Forse non capisci? Per quale ragione resti sempre in silenzio?» Ascoltava e non parlava. «Perché guardi e non favelli?» Chaitanya Mahaprabhu rispose: «Sì, capisco, ma resto in silenzio perché tu stai spiegando il Vedanta Sutra in modo speculativo. Perciò mi limito ad ascoltare i versi del Vedanta Sutra, ma non ascolto da te». Indirettamente voleva dire che le spiegazioni di Bhattacharya erano sciocche. E poi aggiunse: «I versi del Vedanta Sutra sono proprio come i raggi del sole, ma le tue spiegazioni sono simili a nuvole che li coprono. Nessuno ha bisogno di una lampada per vedere il sole. Tutti possono vederlo, ma se il sole resta coperto da una nuvola, vederlo diventa molto difficile. Similmente il Vedanta Sutra è come il sole, ma l'interpretazione Mayavada ne copre il vero significato. I Mayavadi non accettano mai il significato diretto. Perfino i grandi capi politici che hanno subito l'influenza della filosofia Mayavada coprono con le loro speculazioni il significato delle scritture vediche e dicono: Kurukshetra significa questo, Dharmakshetra significa quest'altro. La nostra politica deve quindi consistere nell'ascoltare l'originale, così com'è, paramparam. Allora avrà effetto. Shravanam Kirtanam Vishnu, ciò che riguarda Vishnu deve essere ascoltato così com'è. Allora si può meditare su Vishnu e ricordarlo smaranti. In questo modo si trova la felicità nandanti. La parola nandana significa piacevole ed è in questo modo che si arriva in contatto con la fonte del piacere. Perciò coloro che coltivano la coscienza di Krishna devono ascoltare ciò che si riferisce a Krishna, devono parlare di Krishna e agire soltanto in relazione con Krishna. E conti devi, dice al Signore, con questo metodo, con questo sistema, arriverà il giorno in cui sarà possibile vederti. E quando si vede Dio, Krishna, quale sarà l'effetto? Quale sarà l'effetto di vedere Krishna? Bhava pravaho paramam. La parola prabaha significa corrente. Un animale che sia travolto dalle impetuose correnti di un fiume sarà portato via dalle onde. Nello stesso modo, noi siamo trascinati dalle correnti della natura materiale, che si accavallano come le gigantesche onde dell'Oceano Pacifico. Poiché siamo nella rete delle tre influenze della natura materiale, Prakriti Kriyamana Nigunai Karmani Sarvashaha, siamo trascinati molto lontano. Perciò Bhaktivinod Thakur afferma: Mayara Vashe Yaccha Bece. Siete spazzati via, trascinati lontano dalle correnti della natura materiale. Si tratta di quali correnti parla qui? Delle correnti della fame, della sete, della nascita, della morte, della vecchiaia, le correnti dell'illusione. Noi siamo anime spirituali, ma poiché siamo stati gettati nell'oceano materiale, queste correnti ci trascinano via. Tuttavia, se ci impegniamo continuamente nell'ascolto, nel canto e serviamo Krishna con serietà, con affidabilità, le correnti si fermeranno. E dove si fermeranno le correnti? Kunti Devi dice al Signore: Padam Bujam, si fermeranno ai tuoi piedi di loto. Bisogna imparare a vedere i piedi di loto di Krishna e offrire un po' di tulasi e polpa di sandalo ai suoi piedi di loto. Allora queste correnti della vita materiale si fermeranno. Ci possono essere molte correnti nell'oceano, ma se abbiamo una buona imbarcazione, possiamo attraversarle facilmente. Come afferma un altro verso dello Srimad Bhagavatam, Sammashrita Yepa da Pallava Plavam, un petalo di loto è in qualche modo simile ad un piccolo vascello. Perciò il verso afferma che se si prende rifugio nel petalo del loto,
il vascello dei piedi di loto di Krishna, il grande oceano di nascite e morti diventa insignificante come l'acqua contenuta nell'impronta dello zoccolo di un vitello. In India, durante le stagioni delle la stagione delle piogge, le strade si fanno fangose e sul sentiero mucche e vitelli lasciano impronte profonde nelle quali si raccoglie l'acqua. Naturalmente è facile in qualsiasi momento scavalcare dozzine di tali piccole pozzanghere. Similmente, sebbene per altri il mondo di nascite e morti sia simile ad un grande oceano, per il devoto è simile ad una pozzanghera. Bhavam Budhir Batsa Padam, che può essere molto facilmente scavalcata. In questo modo il devoto raggiunge il Param Padam, la dimora suprema. Che dire di questo mondo materiale? Padam Padam Yadvi Padam, questo non è un luogo per i devoti, questo è un luogo per la gente che soffre. Per questa ragione Kunti Devi suggerisce: questa coscienza di Krishna è la medicina per le vostre sofferenze. Assumetela e siate felici. Hare Krishna. Srimati Kunti Devi ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Kohor Premanande Hari Haribo. Quindi auguriamo a tutti quanti una meravigliosa giornata in coscienza di Krishna con questo precetto, con questo consiglio vivissimo. Questa coscienza di Krishna è la medicina per le vostre sofferenze. Prendetela e siatene felici. Hare Krishna. Thank you.